Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'approfondimento Crowd Italia. Qui cerchiamo di scoprire quali sono quelle società ancora poco conosciute che potrebbero poi prendere il volo. E quest'oggi faremo tutto questo insieme a NACPAC, Angelo Bandino. Buongiorno. Buongiorno. Angelo. Buongiorno. E buongiorno Giancarlo Vergi, Count on me. Buongiorno Emery. Buongiorno. Allora, oggi abbiamo preparato anche una sorpresa. La prova empirica, si dice. Okay. Ce la chiedono in molti. Abbiamo preparato il nostro studio, l'abbiamo insomma organizzato per avere poi per fare questa prova. NACPAC, Angelo, chi siete e cosa fate? Allora, ad oggi NACPAC può essere considerato il prodotto più sicuro ed ecologico per quanto riguarda il trasporto di bottiglie in vetro. Più sicuro perché ce lo dicono i dati. Attualmente abbiamo un tasso di rotture che è dello 0,034%, significa una rottura ogni 5.000 spedizioni, tradotto significa che possiamo dire una rottura ogni 30.000 bottiglie, quindi sostanzialmente zero, ed è l'unico prodotto attualmente con questa sicurezza ed ecologico, perché in maniera sorprendente, poi magari lo vedremo lo vedremo sicuramente, è realizzato totalmente in cartone. Infatti normalmente i clienti, la sorpresa è attualmente lo standard è ancora il polistirolo, lo stiamo pian piano superando, però appunto la sorpresa è quando noi diciamo che ci sono questi gradi di sicurezza ed l'imballaggio è totalmente realizzato in cartone ondulato. Quindi ora, io solitamente da quello che ho sempre visto nei cartoni per le bottiglie c'è il polistirolo, o magari quelli un po' più evoluti c'hanno... Le soluzioni sono tante, c'è il polistirolo, c'è il famoso Airpack, piuttosto esatto, ci sono soluzioni miste, piuttosto anche con degli espansi o altro. C'è qualcosina in cartone che però funziona veramente ben poco. Noi quando siamo entrati l'esigenza unica era quella di assicurare che il prodotto arrivasse totalmente intatto. Tant'è vero che noi, non in termini di fatturato, ma di importanza per il prodotto, abbiamo anche delle case d'asta, quindi parliamo di bottiglie di decine di migliaia di euro, dove vengono inseriti i prodotti. Ah. Questo è il grado di sicurezza. Poi noi abbiamo clienti che spaziano da, non so se si può dire, Caviro. Sì, sì, no, qua possiamo dire plastico, quello che volete. Fino a bottiglie come di pregio di Romano Dal Forno, che sono bottiglie estremamente preziose e rare. Come è venuta questa? Da quanto siete operativi? Allora, noi siamo operativi dal 2011, in realtà quindi siamo abbastanza vecchiotti, però siamo cresciuti man mano e sempre con un autofinanziamento, quindi ci siamo sempre autofinanziati. L'esigenza adesso invece è diversa, perché vogliamo crescere in maniera esponenziale e questo purtroppo fa bruciare cassa quindi significa avere liquidità. Noi in realtà il progetto è nato perché tanto tempo fa io avevo un'enoteca online, che poi la cosa è andata talmente bene che abbiamo chiuso l'enoteca online e oggi serviamo il 60% dell'enoteca online. Quando abbiamo appunto studiato questo prodotto era perché in realtà le cose andavano... Eccolo qua, lo vediamo in sovrappressione, sì, questo qua. Andavano assolutamente bene, però di fatto all'epoca lo standard era il polistirolo. Polistirolo però che succede? Che trasporti aria e soprattutto stocchi aria, perché in realtà il prodotto è così com'è. Quando ci arrivò un intero bilico di confezioni che più o meno avranno portato 800 scatole, ho detto basta, sia per un discorso ecologico, sia proprio un discorso economico, di spazio, eccetera. Ci mettemmo alla ricerca di un prodotto alternativo che non c'era, avevo delle competenze tecniche, per cui ce lo siamo fatti ad uso, perché comunque sono laureato in design e packaging, e quindi ho speso quelle competenze, ho speso quelle competenze e quindi ci siamo disegnati il prodotto esattamente come volevamo. Quello che in realtà secondo me manca tanto alla concorrenza, perché in realtà noi li testiamo tutti, che possono essere dall'Italia eccetera. Quello che effettivamente noi molte volte vediamo è che il prodotto sembra buono, per realtà è come se non fosse stato progettato esattamente per le esigenze del cliente. Quindi o magari il montaggio è lungo, noi per esempio il prodotto nostro in 60 secondi è pronto. Ci sono prodotti, per esempio in UK, che sono molto complicati da montare, non sono modulari, non sono, ad esempio, possono essere utilizzati con qualsiasi tipo di bottiglia. Il nostro sistema, per esempio, può andare
dallo champagne piuttosto alle alsaziane che sono altissime, entrano tutte le tipologie di bottiglie. Tannico ha oltre credo 15.000 referenze che utilizza ad esempio il nostro, quindi in realtà l'esigenza era quella di avere massima sicurezza, flessibilità e soprattutto anche tempi preparazione veloci. Quindi in quel momento siamo diventati fornitore e cliente allo stesso momento e l'abbiamo progettata come meglio potevamo. Questo ha fatto sì di riuscire a fare un prodotto estremamente performante sul mercato, tant'è vero che noi abbiamo dei tassi di crescita ad oggi che sono del 30% annui e vogliamo aumentare il ritmo. Soprattutto perché i mercati, attualmente noi vendiamo circa il 93% di quello che c'è in Italia, pochissimo in Francia e UK. Tendiamo a... questi sono i due mercati principali dove puntiamo. Sì. Ecco, il modello, l'altro, il modello... Questo quello... è 3, 6 bottiglie? Sì, l'altro è un nuovo modello che abbiamo lanciato l'anno scorso a ottobre, che invece è per quanto riguarda il modello birre. Anche qui stiamo iniziando ad attaccare un altro mercato che, ad esempio, sui mercati europei, Paesi Bassi, Belgio, eccetera, sicuramente sarà estremamente interessante. Ad esempio, di quel tipo di prodotto non c'è nessun concorrente. Quindi quello che cerchiamo di fare, ecco, il futuro prossimo sarà iniziare a allargare, fare delle estensioni di linee. La missione che ci siamo dati è quella di affrontare tutte le problematiche legate al fragile. Abbiamo iniziato ad avere anche dei rapporti con Amazon. Vediamo che cosa succederà. Non è facile. Perché non è facile con loro, però l'idea è comunque di diventare il punto di riferimento con tutto il know-how che abbiamo su tutti gli aspetti che possa essere fragile. Abbiamo due già filoni interessanti, che sono uno quello dei quadri, delle belle arti, un bel settore dove già c'è tutto quanto prototipato, funzionante, eccetera. Dobbiamo iniziare, ecco, lì sarà una nuova sfida perché è un mercato completamente vergine dove non esiste nessun competitor sotto questo. Infatti, ecco, quello che stiamo cercando di fare è quello un po' di sdoganare anche il fatto dove attualmente la società è abbastanza identificabile in un prodotto che finora ci stava bene. Quello che sarà adesso importante nei prossimi 3 anni è di sdoganare, allargare assolutamente la linea. E insomma riteniamo che sia buono perché comunque abbiamo le competenze. No, è interessante perché, cioè, alla fine il vostro prodotto, permettimi, però costa poco, è semplice, funzionale, ecologico. Che marginalità avete? Abbiamo una margine media del 52.3%, quindi una buona marginalità che ci permette, anche perché noi in realtà serviamo tutta la filiera. Noi serviamo i produttori, serviamo i corrieri, clienti nostri sono Bartolini, GLS, sì, UPS, eccetera, fino ad arrivare ai grandi e-commerce. Quindi noi la filiera la copriamo completamente tutta, perché comunque anche i produttori che non hanno magari una rivendita online attualmente, chiaro, hanno l'esigenza principale che hanno è quella di spedire campionature. Quindi o spediscono, fanno una produzione di 5.000 scatole, o 5 milioni di scatole, o 50 milioni di scatole, può essere Berlucchi, hanno un'unica esigenza che è quella di fare le spedizioni campionature. E per esempio una cosa che ci hanno ributtato molto, che sono i contest test, eccetera, che loro per esempio hanno una grossissima difficoltà perché arrivano tantissime campionature in un brevissimo tempo e loro se hanno tutti quanti utilizzano il polistirolo non sanno dove metterli. Quindi stanno iniziando anche loro a consigliare quando capita il nostro prodotto, perché il nostro prodotto che ha di vincente? Che quando arriva a casa, io non faccio altro che, poi magari lo vedremo, ridistendo completamente il foglio e diventa completamente un foglio steso. No, allora lo devo vedere subito. Facciamo la prova del 9. La prova del 9. Allora, noi abbiamo portato qua, fammi vedere se sono cablato, ok. Aiutami. Fai tu o faccio io? No, faccio io perché deve essere la prova. Allora, vediamo un po'. Questa è il nostro... Questa è una scatola da 3? Qua ci siamo. C'è il vino. Così. Allora, fidati che in Italia siamo un popolo di San Tommasi. Io butto per terra. Vai, guarda, questo è testato UPS, che ci dice che praticamente il test UPS deve cadere per 10 volte consecutive, quindi noi ci potremmo divertire, ma anche più di 10 volte consecutive. Ho 2 minuti, se abbiamo tempo. Vai. Siamo sicuri. Vai. Se vogliamo possiamo riprovare. Sì, magari... ci riprovo volentieri.
Vai. Boss, vedo che c'è timore, cioè. No, non vorrei farti giocare. Oddio, siamo in diretta, non ci sono mai. No. Qua ha preso l'angolo. Qua ha preso l'angolo. Quindi, ecco, per esempio, però ti dico che questo punto, che è il laterale, è uno dei punti più deboli in generale. Questo qua, sì, di solito uno penserebbe questo, la parte di sotto, la parte di sopra. Invece in realtà il punto debole, sì, diciamo che dove peccano i nostri concorrenti. Io controllo che magari soffrite. Guarda, senza stoppare, senza niente. No, tutto in diretta, non c'è problema. Io sono curioso. Questo è l'alto, giusto? Sì, questa è la parte alta. Ok. Poi vedi, fai la. Così dire? Sì, puoi fare una facile estrazione da qui, ok? Vedi, già si arriva. Ma fammi vedere prima se le bottiglie. Ah no, ci sono. Esistono. Che ci ha raccomandato di non romperle. Esatto, non si fedava. No, beh, questo confermo che. Ecco, per esempio, sono noterai reali. Già anche le diverse, sì, diverse la dimensioni. Forma, sì, così, sì. No? Vabbè, la terza, cioè, però, eccetera. Insomma, sono tutte. Vediamo vere. Un po' se. Ecco l'effetto, quello che ti volevo far vedere, allora, il segreto. Queste le metto un attimo via, poi. Tutto il segreto, eccolo qui. Noterai che questi distanziatori. Qua, la telecamera. Ok, questi distanziatori qui si sono praticamente collassati. Se hai fatto caso, questi qui sono più collassati. In realtà è questo che fa tenere la barra. Hanno ammortizzato, il segreto è questo, eh. Creare comunque un cuscinetto che permetta alle bottiglie in ogni caso di comunque di muoversi, ma di appunto ammortizzare l'impatto. Anche perché in realtà si pensa sempre che la bottiglia che si possa rompere, ad esempio in questo impatto, in questa maniera, sia questa. Invece che quella centrale. È quella centrale. Statisticamente perché? Perché in pratica subisce il collasso fra le due e toccandosi, dove c'è il tocco fra i vetri, comunque la bottiglia si rompe. E questo è lo stesso ragionamento? Questo è lo stesso ragionamento sopra, esatto, quindi viene posizionato in questa maniera. Abbiamo risparmiato fondamentalmente dove c'era carta e meno. Di questa dovrebbe esserci una nuova versione, la 3.0, che poi vedremo un po' che succederà. Accomodati, perché Giancarlo, tu mi devi fare un recap di come sta andando la campagna. Assolutamente. Allora, la campagna è partita una settimana fa, quindi lunedì scorso, siamo già al 55% di raccolta sul minimo, quindi e il minimo, la valutazione massima. La valutazione 8 milioni. Milioni. Sì. Diciamo che rispetto alle altre campagne di CrowdFundMe si sapeva che comunque un punto debole poteva essere la valutazione, ma d'altronde noi rispetto alle altre emittenti. Questa campagna. Sì, poi, esatto. Però rispetto alle altre emittenti noi onestamente facciamo già dei fatturati importanti. Cioè, il 2018 abbiamo chiuso 1,3 milioni. Quest'anno prevediamo di chiudere fra l'1,8 e 1,9 a seconda di quello che succederà nei prossimi mesi. Però già facciamo utile. Ora la domanda è: come mai facciamo già utile e comunque stiamo andando comunque in crowdfunding? Perché comunque abbiamo necessità di avere tanta cassa, dobbiamo aggredire il mercato subito e tanto. Assolutamente. La curva dell'ombrello, esatto. Studiavamo la università. Assolutamente sì, perché adesso poi quando arriveremo sui mercati esteri comunque sono mercati importanti, calcolando che solo l'e-commerce in Italia vale 200 milioni di euro, ma parliamo Francia 1,5 miliardi, UK altrettanto 1,5 miliardi, quindi già se volessimo aggredire solo questi due paesi abbiamo 200 milioni, 3 miliardi. La cosa buona è che abbiamo fatto una bella analisi di mercato, in realtà tanti sistemi non ce ne sono. Noi pensavamo che, essendo un mercato molto più maturo, potesse esserci presente delle soluzioni più efficienti. Sotto questo punto di vista ci rendiamo soddisfatti, che comunque, tant'è vero che abbiamo già iniziato a prendere dei nuovi clienti in UK. Giancarlo, sì, siamo quasi in chiusura. Sì, per chiudere, quindi siamo già al 55%, abbiamo raccolto già 82.000 euro. 82.250. Esatto, ci sono 18 investitori, quindi la campagna di NACPAC ha una media di investimento molto più alta rispetto agli altri, si aggira attorno ai 4.500 euro. Ci sono ancora 54 giorni per raggiungere sia il minimo che 150.000 euro, ci auguriamo arrivi nel breve tempo, e il massimo 600.000. Noi puntiamo ovviamente al massimo. Vabbè, è una PMI innovativa, quindi si possono sfruttare le detrazioni e allo stesso tempo la società sin da subito potrebbe anche distribuire i dividendi, però nel piano si potrà notare come questa lo farà nei prossimi anni, ecco. Eventualmente ci sarà l'occasione. Siete interessanti? Sì, sotto questo punto di vista può essere anche un discorso appetibile. Ovvio che poi vedremo se il piano industriale lo riusciamo a rispettare.
saranno delle cose da fare estremamente interessanti nei prossimi anni. Poi vedremo se l'appetito viene mangiando, perché o bevendo, dipende da... perché ci sono ci sono comunque degli altri settori che vorremmo iniziare a sperimentare. Sì, assolutamente sì. Tipo così? Allora, c'è un altro bel settore legato al food di cui non posso dirti nulla, segreto di Stato. Però ecco, anche lì vale un bel settore nuovo, completamente vergine dal punto di vista del cartone, che vale 1,5 miliardi. Questo è un altro di quei settori che vorremmo iniziare a aggredire. Allora, siamo in chiusura di trasmissione. Angelo Bandinu, Nakpak. Io sono sicuro, Nakpak, scusami. Sono sicuro che prima o poi ci rivedremo. Ma spero, uno delle possibili. Vedremo, se vedremo in prima battuta. Grazie mille Giancarlo Vergi. Grazie a voi. È stato un piacere. Bene, grazie, signori, oggi abbiamo avuto, insomma, più caso empirico di questo del funzionamento di un'invenzione. Di un certo, fine, assolutamente sì. Bene, sono contento, grazie mille. Grazie. Terminiamo noi il nostro approfondimento su CrowdFundMe, Crowd Italia. Grazie a tutti, arrivederci.